Una rete messa a segno dopo soli 7 minuti consente all'Avezzano di portare a casa 3 punti di fondamentale importanza per il futuro. Quella contro i molisani da più parti era stata etichettata come partita da ultima spiaggia, soprattutto dopo le recenti delusioni casalinghe che avevano visto i marsicani regalare punti a piene mani ad ogni avversario. Stavolta è andata diversamente e seppure con una sofferenza finale, della quale i tifosi avrebbero fatto volentieri a meno, il successo non fa una grinza, considerate anche le occasioni che gli ospiti hanno concesso nella fase conclusiva del match, quando Petitti e compagni si sono riversati in massa nella metà campo locale alla ricerca del pari. Colavitto conferma la formazione delle ultime uscite, quella che al momento sembra offrire le maggiori garanzie, e al settimo l'Avezzano passa in vantaggio. C'è un lancio di Di Nicola dalle retrovie, a metà fra Padovani e Bruni. Il numero 11 non riesce a controllare a dovere, ma i difensori sernini si scontrano tra di loro, permettendo a Bruni di caricare il destro e fulminare del giudice di controbalzo. Rete preziosa come l'oro per i padroni di casa, rete che alla fine varrà per intero i 3 punti. Si ricomincia e dopo 2 minuti l'avanzato Lenoci va alla conclusione, obbligando Fanti ad alzare sopra la traversa. 24esimo, angolo per l'Avezzano e occasione per Ferrante, che all'altezza del secondo palo non riesce ad indirizzare nello specchio per il contrasto di Mbunga. Al 29esimo i biancoverdi, oggi in maglia rossa, guadagnano un calcio di punizione. Grazioso indirizza in aria un pallone teso per Padovani, che va di testa ma senza inquadrare lo specchio della porta. E per chiudere il primo tempo vi mostriamo questo destro di Maresca dal limite che Fanti alza ancora sopra la trasversale. E passiamo adesso alla ripresa. 6 minuti e c'è questo cross di Besana dal fondo per Bruni che viene preceduto in angolo dall'intervento di un difensore. 13esimo, contropiede dei marsicani che vanno al tiro ancora con Bruni, ma anche stavolta con scarso successo perché il premio è rappresentato solo da un inutile corner. Poi si scuote l'Isernia che su una veloce ripartenza si rende pericolosa, ma Fanti è vigile, ben piazzato e con un tuffo laterale mette sul fondo. L'Avezzano si ritrae un po' troppo, i molisani cercano di approfittarne e al 20esimo un sinistro del nuovo entrato Romano dall'interno dell'area obbliga Fanti a gettarsi a terra per la opportuna deviazione. Altri 3 minuti e De Rocci scatta in contropiede, fuga verticale, servizio al bacio per Grazioso che solo davanti a Del Giudice spara in curva il pallone del possibile raddoppio. Un'azione da una parte, una dall'altra e stavolta tocca ai biancocelesti, il cross è di Schena che si è liberato a destra ma Fanti risponde presente anche in questa occasione. L'Isernia adesso si riversa in massa nella metà campo dei padroni di casa, concedendo spazi per i contropiedi avversari, come quello che in pieno recupero consente a Fulvi di calciare da buona posizione, ma la porta è un po' più in qua. A chiudere definitivamente i conti potrebbe essere Bruni, che al 50esimo si presenta da solo davanti al quasi rassegnato Del Giudice. Sugli spalti sono tutti pronti a gridare al gol, ma l'attaccante spara diritto addosso al portiere, accentuando la sofferenza dei suoi tifosi nei pochissimi minuti che mancano al termine. In conclusione per l'Avezzano 3 punti che consentono di sperare ancora nella salvezza. Per l'Isernia un passo indietro ma con le stesse possibilità di tutte le altre. Colavitto, allora 3 punti importanti, fondamentali per continuare a sperare. Tecnicamente non sarà stata la miglior partita però erano importanti i punti. Hai detto bene, guarda che devo fare i complimenti ragazzi, sono contento perché... Una partita sporca, lo sapevamo, una partita di sofferenza, una partita di cuore e i ragazzi ci hanno messo tutto questo, quindi sono contento perché alla fine, come dico, in questo momento storico sono importanti i 3 punti, noi li abbiamo raggiunti e ci permettono di lavorare con più serenità durante la settimana e di raccogliere i cocci perché comunque i ragazzi hanno dato, ma va bene così. Alla fine qualcuno era stremato, non si sa se per problemi fisici o psichici, perché insomma c'è anche dispendio di energie mentali o no? No, hai detto bene, in questo momento le energie nervose, quando vieni da prestazioni importanti e raccogli poco, devi raschiare il barile. I ragazzi l'hanno fatto mostrando di avere attaccamento alla maglia, attaccamento alla società, attaccamento ai colori dell'Avezzano, quindi siamo vivi e con queste certezze andiamo avanti.
Il fondo del De Marzi, sempre più sconnesso, perché spesse volte si è visto il pallone andare un po' a zig zag, quindi difficile anche qualche giocata di tecnica superiore. È vero, il fondo è un po' così, però i ragazzi non hanno alibi, perché come giochiamo noi sul campo giocano gli avversari, quindi lo sanno, questo è il campo nostro, anzi devo dire che sotto sto lato sono contento, perché mi alleno sul campo durante la settimana e quindi ho la possibilità di avere la squadra raccolta senza distrazioni, che invece migrare in altri campi purtroppo ci sono, quindi devi bilanciare, devi mettere sul piatto della bilancia i pro e i contro di allenarti sul tuo campo. Io penso che ci siano più pro che contro. Massimo Silva, lo ricordiamo, in Serie A la fisionomia è la stessa, non è più giocatore, ora è l'allenatore di una squadra che sta soffrendo insieme all'Avezzano. Una partita difficile, tecnicamente non bella sicuramente, il suo punto di vista? Sì, beh, anche un po' per il fatto tecnico, sia per tutte e due le squadre, non solo per noi, un po' il campo influisce. Però noi, devo dire, abbiamo fatto bene come partita in generale. Ci abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo comandato il gioco pure in campo avverso per molto tempo, però non abbiamo fatto gol, e vince chi fa gol. Nel finale abbiamo anche rischiato, ci stava. No, è una partita delicata, c'era molta tensione, però i miei non posso rimproverare niente. Un campionato che nella parte bassa, nella seconda metà, insomma, non esprime un grande calcio. Come finirà questo girone, secondo lei, questi play-out? Però mi sembra che sia un girone di grande calcio, perché se penso a 2 anni fa che allenavo il campo basso, il girone era molto peggio di quest'anno. Quest'anno ci sono squadre veramente di grossa levatura. Dopo è chiaro che in fondo alla classifica partite come oggi magari si giocano più sul fatto dei duelli, della forza fisica, però visto che anche il Forlì, che ha una grande squadra, ci sono squadroni tecnicamente forti, però stanno lì. È chiaro che ora si lotta soprattutto di dietro, si lotta alla grande e speriamo di venirne fuori. Le Noci ha giocato 60-70 minuti alla grande, poi ha avuto un calo così, sì, improvviso. Sì, lui è forse il nostro giocatore con maggior classe, diciamo, però dopo ha questo problemino che poi gli si induriscono le gambe, vengono un po' di crampi, cala sempre un po'. Speriamo di trovare la giusta soluzione per risolvere i problemi, che per noi è un giocatore importante. L'ultima battuta a volo, fra Isernia e Avezzano chi ha più possibilità di restare in Serie D? Ma noi non lo dico per strutturati, non siamo mai stati come struttura una squadra fortissima. Certamente l'Avezzano, secondo me, qualche individualità in più ce l'ha, però nel calcio si lotta sempre di squadra, e quindi speriamo di salvarci tutte e due, anche se ammetto che non è facile.